Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi un video un po' improvvisato. Ero qui in camera a sistemare un po' di cose, tutto quello che ho riportato da Londra e che vi farò vedere anche nei prossimi video, e ho ritrovato nella mia galleria del telefono il video che ho registrato all'interno del negozio del binario 9 3 quarti. Ho provato a fare un piccolo tour all'interno del negozio e quindi ho deciso di pubblicarlo e di condividerlo con voi. Quindi è un video un po' improvvisato, ma spero vi piaccia. Io nel frattempo continuo qui a sistemare un po' di cose e spero vi possa tenere 5 minuti di compagnia. Quindi questo è quello che ho registrato all'interno del negozio. Ragazzi, giorno 1 al binario 9 3 quarti. Qui abbiamo Rudy che vuole comprare già una maglietta del binario. Niente, Rudy è indeciso. No, Vediamo non cosa sei c'è. indeciso, è semplicemente la misura. La Non misura? sappiamo se è L o M, qui non si possono provare, quindi dobbiamo andare a intuito. A intuito. Allora, abbiamo la felpa del binario 9 3 quarti, poi portachiavi, la pin che costa 3,95 la pin, mi sembra un prezzo Abbordabile. abbordabile, Ci dai, ci sono sta. queste, per esempio, Vediamo. della Felix Felicis. Bella, ma non l'avevi presa questa? No, mi mancava, una della Polisucco. E queste quanto costano? Queste costano Ah, 4,95. dai, pensavo peggio. Pensavo peggio tipo questa penna che volevo prendere, ma ti costa 8 pound, anzi 6. 6 pound, 8 dollari. Un po' tantino. Poi targa del binario, abbiamo la maglia di Rudy, la tazza, tutto il materiale del binario 9 3 quarti. Io sto prendendo la matita che ora vi farò vedere. Qui c'è la sezione esclusiva del Natale. Ci sono le tazze, questa qui, Christmas at Hogwarts, col binario 9 3 quarti all'interno. Questa è molto molto carina e costa 14 sterline. Poi questo qui per la candela, anche molto carino, costa 15 sterline. E poi abbiamo il maglione di Natale, quello classico di Ron e di Harry. Questi costano 55 pound, quindi costano parecchio. Qui abbiamo un'altra sezione dove ritirare le foto. Vediamo, andiamo qui. E abbiamo Mialandia col carrello. Abbiamo i bonbon che vengono questi, se non sbaglio, intorno alle 9 sterline. I soldini di cioccolato, la burro birra, di là però c'è una sezione più carina dei dolci. Qui abbiamo dei peluche e poi qui abbiamo calzini, pacchi da tre delle varie case, e in questo caso 15 sterline. Comunque i prezzi in generale sono abbastanza alti. Abbiamo zaini, abbiamo tutte le cose per le varie case. Quindi Grifondoro, lì Serpeverde, Corvo Nero. Qui siamo al binario, siamo a King's Cross, St. Pancras, quindi allo shop del binario. La sciarpetta carina, però credo si rovini facilmente. E poi qui invece è lo shop delle bacchette. Ci sono anche delle esclusive come bacchette. C'è questa qui col boccino, che è molto bella, questa è un po' consumata, poi quella delle case, Corvo Nero, Grifondoro, Tasso Rosso, manca quella di Serpeverde, credo. Poi qui abbiamo le altre bacchette dove poter scegliere. E poi queste qui altro materiale delle case, i laccetti per mettere le pin. E poi vediamo qui sezione Lego, sopra molto bello il negozio tematizzato. A cosa può vedere? Ma cosa sei che ho capito? Queste penne carine, ci sono anche con altri personaggi. Sì.
materiale da bagno, altri calzini, pigiami, altri portachiavi, tonnellate di portachiavi, molto bello comunque. Il cielo molto bello, il tetto. E poi qui la sezione Nielandia. Abbiamo questi prodotti nuovi che sono i biscotti alla burro birra e il pudding. Questo costa 8 sterline, questo 6. Poi qui hanno messo questa rana che ogni tot di tempo dovrebbe fare cra cra. Interessanti qui le bottiglie che non sono in vendita. E poi qui c'è un Graziano. Cosa stai comprando, Graziano? Stasera. Stasera si gioca. Stasera gelatine. Poi tazze, questa qua è interessante, però 20 sterline. Tazza con peluche, le gelatine con la latta. Poi calendari dell'avvento, decorazioni, carissime le decorazioni, dalle 13 alle 20 sterline. Questa è la meno cara, costa 10 sterline, poi 20, 15. Qui altre decorazioni, sempre molto costose. Siamo sulle 17 sterline, 20 sterline. La busta, tonnellate di burro birra. E poi qui è la sezione casse, quindi poi qui si va a pagare. Questa è la stampa esclusiva del binario di Mina Lima, carina ma non mi fa impazzire. E poi qui si arriva alla sezione burro birra con portachiavi, apri bottiglie, calamita. Queste tazze sono carine, sono interessanti, hanno un design diverso da quello solito. E poi tazza della burro birra, cioccolato, portachiavi, e finisce qui. Questo è tutto il negozio e adesso andiamo a pagare e poi vi faremo vedere quello che abbiamo preso. Il tour è finito, è stato così un po' improvvisato, ma spero vi sia piaciuto. Nel frattempo qui si continua a sistemare e continua a saltare fuori roba molto interessante che, come vi ho detto, vi mostrerò nei prossimi video e che vi ho già mostrato in parte in live sul canale Pottercast. Vi ricordo sempre di seguirci, di seguire me, ma anche gli altri ragazzi, Alessio, Rudy, Graziano, su Pottercast, sia su Instagram che su YouTube, con la nostra live settimanale alle 21 ogni mercoledì. Quindi ragazzi, vi aspetto il prossimo mercoledì per leggere tra le righe, perché lì noi commentiamo alcuni capitoli della Pietra Filosofale, stiamo rileggendo la saga per commentarla con voi in vista della futura serie TV. E poi ragazzi, naturalmente anche su Instagram, perché a breve ci saranno grandi novità, grandi annunci, e poi c'è sempre qualcosa in cantiere. Detto questo, io vi saluto, continuo a sistemare le mie cose e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!